Impatto violento tra un'auto della polizia ed una Fiat Punto guidata dal 66enne brindisino Santo D'Alessio poco prima delle 17.30 in via Dognocchi nel quartiere Cappuccini di Brindisi, all'incrocio in cui la strada si interseca con via Don Minzoni. Ancora in via di accertamento le cause dell'incidente, anche se da una prima ricostruzione l'auto della questura procedeva su via Dognocchi, mentre la Punto, arrivando da via Don Minzoni, era intenta ad attraversare l'incrocio avendo il diritto di precedenza. L'auto della polizia invece ha proseguito la sua corsa senza fermarsi e a quel punto è venuto lo scontro con la Fiat Punto che, divenuta incontrollabile, ha sbattuto contro una Smart parcheggiata nei pressi del supermercato Gio, frequentatissimo a quell'ora. Grande spavento anche per le persone che hanno assistito all'incidente. Poteva essere una tragedia se la Smart non si fosse trovata in quella posizione. Illesi, esclusa qualche contusione, gli occupanti delle vetture. Inutilizzabili le auto. Per la 156 della Polizia di Stato necessario l'intervento del carro attrezzi perché l'auto nello scontro ha rotto l'asse posteriore. No, ovviamente non si può andare a camminare, no? No, bisogna lasciare un rigo. No, no, no. Secondo me ci stanno camminando tra la città, quindi secondo me abbandonando si comette, secondo me, Secondo me è una logica questa. No, qui tutta la medica che ho fatto, c'è cioè, io stavo facendo. Sì, sì. Sì, sì. Mi sta accompagnava tanto, no? Ma lui che si ritai. Quindi no, da donne di mistero con la macchina, immagino non è che fra ma usciva da Don Minzoni. È lontano. Ma mai che non balicchi con me.